Siamo alla terza giornata dell'assemblea plenaria del CGIE e stamattina c'è stato il vostro ricordo per Michele Schiavone. È un'eredità importante, è stato un ricordo corale di una persona generosa, veramente dedita agli italiani all'estero, con una passione che ha sedotto tutti nell'arco della sua lunga vita a servizio delle comunità italiane all'estero. È anche un'eredità che vogliamo raccogliere per rinnovarci, per andare avanti, per raccogliere nuove sfide, e oggi sono stati trattati diversi temi sia nella relazione di governo sia nella presenza del ministro e anche con la presenza di molti parlamentari che erano con noi. Ecco, in questa diversità di approcci di presenze vedo molti segni positivi per quello lavoro che dobbiamo fare. Il lavoro sicuramente non manca, però siamo entrati veramente in poche ore in una grande concretezza. Penso che sia veramente perché ci sentiamo tutti anche responsabilizzati nel continuare il lavoro di Michele. A proposito del lavoro da fare, quali sfide vede lei diciamo per il prossimo anno? Secondo me c'è un cantiere che non si chiude nel prossimo anno e che è quello di chiedere ai nostri connazionali all'estero che tipo di futuro per gli italiani all'estero desiderano. Noi lavoriamo per la tenuta, il rinnovo e il rafforzamento delle infrastrutture che permettono agli italiani all'estero di ritrovarsi e di far sentire la propria voce. Uniti se più forti è un messaggio che abbiamo voluto dare come Consiglio Generale e che trasmettiamo anche ai 7 milioni di italiani che sono all'estero. Spesso ci si sente soli e malamati dal nostro paese perché si è isolati, quindi la sfida, che non è solo per l'anno prossimo ma dovrà cominciare subito, è quella che tutti trovino un loro spazio dentro all'associazionismo, dentro alle nostre rappresentanze di primo livello, nell'interlocuzione con tutte queste realtà, perché non riusciamo a rispondere a tutti e a fare veramente risuonare la forza che siamo in termini sia di numero che di desideri, di esperienza, di servire il nostro paese. E questo è veramente un appello.